Bella ragazzi, qui sono 4 Aero, ci siamo tornati su Pasaka TV, questo nuovo video, e oggi sono qui con un vlog abbastanza sciallo e tranquillo, almeno così dovrebbe essere, perché ieri abbiamo raggiunto l'enorme cifra di 30.000 iscrizioni sul mio canale, il che mi sembrava un po' d'obbligo, diciamo, fare un vlog dove dicevo qualcosa. Cioè, non è un vlog speciale, perché di speciale non ha nulla, ecco. Lo speciale forse doveva essere, diciamo, la streaming di due domeniche fa, dove ho fatto l'easter egg di The Raisin Drake in live. Cioè, non l'ho completato alla fine, l'ho completato domenica dopo, quindi una domenica fa, ecco, tutto un rigiro di domeniche, insomma. Però l'ho completato al secondo tentativo, ho fatto vedere anche il video dove facevo vedere, insomma, la boss fight finale, dove ho ucciso il keeper con la Gabo. Insomma, vabbè, comunque potete vedere quel video, non sto qui ovviamente a ridire le stesse cose perché sennò è abbastanza inutile. E oltre a questo vi comunico che domani, non oggi, perché oggi proprio non ce la faccio a pubblicarle, domani qui sotto in descrizione potrete trovare le etichette delle nuove bevande zombie. Infatti è il tutorial su come realizzare queste bottiglie qua, veramente ha riscosso un successo incredibile che non mi sarei mai aspettato. Sinceramente il terzo video più visto sul mio canale, se non sbaglio più di 35.000 visualizzazioni, quindi tantissime. E come vedete qui ho fatto un piccolo update sulla speed cola, infatti ho messo l'acqua mescolata alla menta, al liquido alla menta, che praticamente rende un po' più verde, però non troppo verde rispetto magari alla vernice, perché la vernice soprattutto si accumula nel fondo e poi il colore si sbiadisce, invece con la menta è perfetta. Quindi domani usciranno le altre etichette, come ad esempio il pH di Flopper, Stamina Up, Calcio del Mulo, che comunque nei commenti ho visto che me l'avete richieste, visto che comunque erano quelle mancanti, ovvero che servono per completare la propria collezione zombie. Ma adesso passiamo ad un altro argomento, ovvero questi cavi qua. Sì, perché non vedete più il modem lì, perché il modem è lì per terra, perché cosa è successo? Stamattina accendo il computer come sempre e vedo che la connessione non c'è. Dopo 10 minuti aspetto, finalmente ritorna la connessione, è ritornata la connessione, però dopo altri 10 minuti si stacca. Praticamente cioè la connessione è intermittenza, mi si stacca e mi si riattacca di continuo ogni 10 minuti. E giusto stamattina dovevamo registrare una partita insieme a Coscino, che finalmente è ritornato bene, quindi la sfiga ha voluto che proprio oggi inizia a mancare la connessione, nel senso che ce l'ho la connessione per 10 minuti, dopo si stacca, quindi è impossibile fare un gameplay decente. Insomma, 10 minuti e dopo si stacca, non si può registrare nulla praticamente, ecco, in fin dei conti. E quindi cosa ho fatto? Ho preso questo cellulare qui, l'ho collegato con l'hotspot, quindi ho messo fuori dalla finestra, attaccato con un cavetto, che poi il cellulare praticamente ripeteva il segnale del dati mobili del 4G a un altro router, che poi tramite un filo si connetteva al mio computer, perché il mio computer non ha il wifi, e quindi questo al mio computer lo devo collegare per forza tramite un modem. Quindi un rigiro assurdo, alla fine però ce l'abbiamo fatta, e quindi oggi in teoria dovreste vedere il video, appunto, che abbiamo registrato oggi, ieri per voi, sul canale di Coscino, alle 2 credo che, insomma, esca alle 2, insomma. Quindi adesso ora io non so quando potrò riaggiustare questo problema della connessione, perché comunque mi impedisce di registrare almeno qui a casa. E ora ho chiamato il tecnico, però prima di lunedì non se ne parla, visto che oggi è sabato, domani è domenica, ovviamente non lavorano, e quindi se ne parlerà lunedì. Vedremo lunedì di aggiustare quantomeno, perché comunque ci sono sempre problemi di connessione qui, è una roba assurda. Oltre ad avere una connessione proprio scadente, c'ho anche una connessione che è intermittenza. Vabbè, lasciamo perdere, vabbè, questo argomento che forse è meglio e vi dà solo fastidio a voi, vabbè. Comunque ragazzi, io vi ringrazio ancora per il traguardo raggiunto dei 30.000 iscritti, che sono veramente tantissimi. Questo, ci tengo a sottolineare, non è un video speciale, perché come vedete di speciale non ha praticamente nulla, oltre, vabbè, a un vlog che è un po' strano. Forse il mio canale era già da un po' che non ne facevo uno, quindi ho deciso di farne uno per oggi, insomma, di pubblicare un video per oggi. Noi ci vediamo lunedì con un altro video, sperando che riesca a registrarlo, perché insomma, connessione permettendo eccetera, mi ingegnerò col 3G del cellulare per fare qualcosa. Io non mi fermo al primo ostacolo, vado avanti, almeno questo ci provo insomma, andare avanti. E ve lo consiglio di farlo anche a voi nei problemi della vita quotidiana, comunque sta il filosofo così, vabbè, lasciamo perdere. E quindi niente ragazzi, lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, e quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Bella.